Vaccinare o meno gli adolescenti? Una scelta complicata su cui l'Europa si sta dividendo. Ci sono paesi come Gran Bretagna e Germania decisamente più cauti, visto che il Covid fa meno paura in quella fascia di età, altri che non considerano nemmeno l'obbligo del Green Pass. E poi c'è l'Italia, l'unica che va avanti con l'imposizione della carta verde per gli over 12. In Francia, invece, è stata alzata a 18 anni l'età minima per l'esibizione del certificato. Dopo scontri e proteste, hanno escluso pure i centri commerciali e previsto la vaccinazione obbligatoria per gli operatori sanitari, un tema che continua a far discutere e a dividere l'opinione pubblica. Anche a Fano i pareri di residenti e turisti sono contrastanti, la maggior parte però non ha dubbi sull'importanza della copertura di massa, a prescindere dall'età e dai possibili effetti collaterali, pur di uscire dall'emergenza sanitaria. Sei a favore o contro ai vaccini per i ragazzi? Assolutamente a favore, perché credo che comunque vaccinandoci tutti si crei, è l'unico modo con cui ci possiamo difendere. E non vedo motivo per non vaccinarsi. Vaccini ai minorenni, siete d'accordo? Non sono un medico e non riesco a dare una valutazione corretta della cosa. Voi siete vaccinati? No, stiamo aspettando perché ho avuto dei problemi con la coagulazione del sangue, quindi il mio medico mi ha consigliato di attendere un attimo. Quindi anche per i ragazzi non se la sente di esprimere un parere. Non sono un medico, mi fido di chi ha fatto questo tipo di percorso. Io ho paura per loro e quindi direi da una certa età in avanti, ma non con i ragazzi giovani giovani. Perché si tratta di un vaccino appunto sperimentale? Esatto, non sono così sicura. Io ho fatto le mie figlie, ho fatto fare come tutti il vaiolo, cioè, ma erano collaudatissimi. Da sempre li facevamo tutti. Questo invece mette dei dubbi proprio anche per certe improvvisazioni delle variazioni del vaccino stesso. Il fatto di poter scegliere toglie sicurezza a quello che invece andrebbe, se è da fare, lo fanno tutti e basta. Io sì, mio nipote, 21 anni, si è vaccinato. Non c'è una preoccupazione sugli effetti collaterali, magari per ragazzi? No. Noi siamo, va bene, adulti, non siamo ragazzi, ma l'avremmo avuto anche per noi la preoccupazione a un certo punto. No, assolutamente, mi sembra giusto. Insomma, l'obbligo del Green Pass è esteso agli over 12, quindi ai ragazzi che hanno più di 12 anni. Lei è d'accordo? Sì, io abito in Belgio. Mia figlia a 19 anni ha fatto il vaccino, ma io sono d'accordo per i giovani che devono fare il vaccino perché così loro possono riprendere la loro vita e non dare il virus ai più anziani. Buongiorno, lei ha prenotato il vaccino per sua figlia? Sì, l'ho prenotato e lo farà il 4 di agosto. Speriamo che le cose vadano bene. È giusto secondo lei imporre l'obbligo del Green Pass per accedere a molti luoghi della socialità anche ai ragazzi, quindi giovani? Ma le imposizioni a me non piacciono, però credo che se vogliamo uscire da questa cosa dobbiamo fare tutti insieme qualcosa. Di dove è lei? Siamo della Svizzera. Ritiene sia opportuno fare il vaccino anche ai ragazzi? Credo che sì, è l'avviso dei medici, sì. Lo farebbe fare a suo figlio? Sì, sicuramente. Anche se è giovane? Sicuramente. A suo figlio lo farebbe fare? Buongiorno, sinceramente non lo so, io sono vaccinata, ma per lui non saprei rispondere in questo momento. Ci sono ancora dei dubbi? Sì, perché come chi l'ha già fatto lo può riprendere, è vero che magari sta meno male sicuramente, però vorrei più sicurezza magari nel sapere cosa può comportare nei giovani, ecco, quello sì, però magari sicuramente sì, perché io mi sono vaccinata, il mio compagno è uguale, quindi è giusto vaccinarsi, dai. Green Pass obbligatorio, vaccini ai giovani, sì o no? Sì, vaccino a tutti, sono favorevole. Lei lo ha fatto? Sì, l'ho fatto in allattamento a gennaio, perché lavoro in ospedale, faccio il medico, quindi l'ho fatto. Mi conosce anche bene, insomma, i rischi. Sì, i benefici superano i rischi, quindi vacciniamoci tutti, mi raccomando.